Ok, eccoci qua. Allora ci vuole un po' di tempo finché tutti entrano. Appena vedo che qualcuno mi saluta, Sì, noi iniziamo. sì. Vediamo se ci sono, se arrivano. Ecco, stanno iniziando ad entrare. Buonasera. Buonasera, i primi arrivati, buonasera. Sempre bello vedere quelli che entrano proprio per primi. Io non sono quella che entro per ultima. Eccoli, eccoci. Arrivano già i cuoricini, figurati. Buonasera, buonasera. Ok, 2 minuti e ci siamo. No, Beh, no, io ti meno di due vedo minuti, dai. solo. Ok. Sì, ok. Ok, stanno entrando, stanno entrando. Ok. Vediamo un po' di tempo. Come se stessero bussando un po' tutti alla porta, insomma. C'è un... Sono tutti curiosi di sentire la tua storia, Giorgio. Ti racconti te o ti introduco io? Io ti introduco emotivamente, tu ti introduci invece secondo il tuo... Sì, aspetta che ti stavo sentendo, però spengo qui. Ok. Sì, se no ci sentiamo in stereo. No, scusa, no. Ok. Ok, Vai, dai, vai tu, vado io, possiamo come vuoi. iniziare. Allora, io vi, prima di tutto, buonasera, grazie di essere tutti qua con questo veramente piccolissimo preavviso, ma in questa settimana ero un po' ispirata all'ultimo momento a fare cose che spero lascino un segno nella vita di tutti noi all'insegna di questa, diciamo, memoria che non deve essere soltanto una memoria, ma deve essere qualcosa che cammina con noi e ci insegna qualcosa per la nostra vita di tutti i giorni. E mi sono un po' spremuta le meningi, non mi veniva nessuna idea, devo dire, poi come al solito quando si dice che quando tu fai qualcosa poi Dio ti aiuta dall'alto. Qui all'improvviso mi è venuta questa illuminazione, ma Giorgio, Sento male, ma com'è che no? io sento male. Non mi senti bene? Vediamo cosa mi dicono i signori, se mi sentite bene o male. Datemi un feedback se mi sentite bene o male. Così capiamo se è colpa mia o è Giorgio che ha una, che ha la connessione. Perché io ti sento, Giorgio, eh? Cosa senti tu? Loro sentono, Giorgio. Proviamo a vedere. Tu mi senti? Ti sento a tratti. Mi senti tu, Geula? Ok, Io ti sento bene, noi ti sentiamo molto bene, sì. Sì. adesso ti sento bene anch'io. Ti sentivo a tratti prima, ora ti sento bene. Ok. Allora, quello che stavo dicendo è che sono rimasta così, mi è venuta questa folgorazione e ho detto, ma perché non far raccontare a Giorgio questa storia speciale che ci ha raccontato una delle prime volte che ci siamo conosciuti e che fino ad adesso ancora fa parte proprio della nostra storia di famiglia, diciamo così. E, Giorgio è un cosa sei? Milanese, magentino, com'è che ti definisci? Ma io mi definisco magentino con orgoglio perché una delle ragioni è collegata a questa serata, perché dovete sapere, e io non mi stanco di ripetere questa cosa, che Magenta è un caso unico nell'Europa occupata dai nazisti. Perché a Magenta ci sono stati 6 giusti che hanno aiutato la mia famiglia, ma contemporaneamente ci sono stati altri 2 giusti che la mattina che si trovavano a Roma, quindi erano lontanissimi da Magenta, in due teatri diversi, che la mattina del 16 ottobre del 43 hanno aperto le porte degli istituti religiosi, parliamo di un prete e di una suora, che la mattina del 16 ottobre del 43 aprirono le porte agli ebrei in fuga dal ghetto. Erano due di Magenta e due persone di Magenta. Allora, E aspetta, aspetta, quindi ti blocco. Ti fermo un attimino, Giorgio. Facciamo un rewind. Torniamo un sì. attimino indietro. Allora, Giorgio ha una storia
speciale di famiglia da raccontarci. Una storia molto particolare che poi capirete come l'ha definita tuo papà, Giorgio, questa storia. Una storia come quella di... Come dicevi, come quella di Anna Frank, ma a lieto fine. Che è un po' una storia del genere. E... Sì, mio padre l'ha definita una storia... Ti sento a tratti ancora, Geula. Giorgio, mi sa che è la tua connessione. Mi senti? Temo. Io ti sento, noi ti sentiamo. Ti sento a tratti. Pronto? Giorgio, noi ti sentiamo. Hai una buona connessione in quella stanza? Ok, non saprei, perché io sono anche abbastanza vicino al... Ok. Ora mi... Sì, sì, abbastanza buona, sì, sì. Vado, Geula? Vai, vai. Allora, iniziamo a far raccontare a Giorgio questa storia. Da dove vuoi iniziare? Vai. Beh, come dicevi tu, Geula, la storia della famiglia di mio papà è un po' come la storia di Anna Frank, solo con un epilogo, grazie a Dio, completamente diverso. La famiglia di mio padre era una famiglia di ebrei milanesi. Mio padre abitava in Piazzale Baracca e tra l'altro non andava neanche alla scuola ebraica, perché lui frequentava una scuola elementare in via Ruffini, poco lontano da casa. Quando arrivano le leggi razziali, lui è costretto ad abbandonare la scuola. In questo cambio di scuola, una prima cosa che lui ricordava è che quando i suoi genitori gli hanno detto, Dino, guarda che abbiamo deciso di farti cambiare scuola perché la nuova scuola è migliore di quella vecchia. Cioè non gli hanno detto cambi scuola perché non puoi più andare lì. Gli hanno detto cambi scuola perché la nuova è migliore di quella vecchia, per non traumatizzarlo. Mm-hmm. E bisogna dire che la comunità ebraica di Milano in quel momento organizzò una scuola che andava dall'asilo fino a dei corsi universitari, perché parallelamente all'uscita degli alunni uscirono anche tutti i docenti, e quindi le due palazzine che si trovano in via Opili diventarono praticamente una scuola che andava dall'asilo, come dicevo, all'università, e questo dava, come dire, dava una parvenza di normalità a questi ragazzi, bambini. Insomma, mio papà è del 29, quindi nel 38 aveva 9 anni, era in quarta elementare quando... lasciare la scuola di via Ruffini e quindi va in via Eupila, in via Eupili. Lui ricorda benissimo che con l'abbandono della scuola cambiano anche i rapporti sociali, perché cambiano anche i rapporti sociali, perché praticamente ricorda una scena in Corso Vercelli a Milano in cui, incrociando un suo amico, praticamente questo amico si gira dall'altra parte e la mamma gli dice di non salutare mio papà e la sua mamma, cioè mia nonna. Cioè, praticamente con l'abbandono della scuola e con queste leggi cambiano anche tutti gli amici. In alcuni casi addirittura i genitori dei suoi ex compagni di classe telefonano e dicono, telefonano ai miei nonni dicendo: guardate, nostro figlio non può più frequentare vostro figlio perché può essere pericoloso. Quindi, diciamo, c'è proprio un cambio di vita abbastanza radicale. Però mio papà diceva: sai, io ero un ragazzo, ho cambiato scuola e praticamente mi sono rifatto tutto un degli amici nuovi. La prima data cruciale è
quella del 24 ottobre del 42, quando cominciano i bombardamenti su Milano, ed è in quel momento che praticamente mio nonno decide che per la sicurezza della famiglia è bene sfollare a Magenta, dove loro avevano una piccola attività. Questa decisione di sfollare a Magenta sarà quella che gli salverà la vita, probabilmente. Mamma mia. Anzi, mamma sicuramente. Mia. Quindi loro sfollano Magenta, mio papà segue delle lezioni private e praticamente lo sfollamento a Magenta è nel 42, lui dal 38 al 42 nella scuola della comunità ebraica, dopo sfolla a Magenta, prende delle lezioni private e praticamente torna a Milano, mi senti Geula? Sì? Sì, sì. Torna sì, sì. A Milano il 17 settembre del 43 per dare l'esame di terza media. Wow. Proprio nel 43. Il suo racconto di quel giorno si incrocia un po' con la grande storia, perché torna a Milano praticamente 9 giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre e trova una città completamente trasformata. Una città piena di tedeschi. Lui queste cose te le raccontava, lui se le ricorda? Sì, del 43. Sì. Mi senti? Okay, sì, ma lui, il tuo papà, se avanti, le ricordava? Giorgio, tu mi non senti? Sento. Non senti. Torna in una Milano piena di tedeschi, piena di manifesti che vietano assembramenti di gruppi oltre le 3 persone, manifesti che impongono il coprifuoco alle 9 di sera e che minacciano rappresaglie di uccidere 10. Non ti sentiamo più. Io non ti sento, Geula. Non ti sento. Noi ti sentiamo molto bene. Posso molto bene. Andare avanti? Giorgio, però tu devi sentirmi. Devi provare a sentirmi. Non senti per niente? Ok, io procedo, eh? Ok, sperando che mi sentiate. Poi cosa... Ok. Vai. Ma casomai scrivimi sulla chat se vuoi, esatto, dirmi qualcosa tale che la possa leggere. Esatto. Okay. Esatto. Ok, quindi praticamente torna in una Milano completamente trasformata. Come? Non ho detto niente. Vai, okay. Vai, racconta. Stavo dicendo, torna in una Milano completamente trasformata, dove ci sono... Sì. Vado? Oh, ok. Torna in una Milano completamente trasformata, dove ci sono, come dire, dove i tedeschi sono i padroni praticamente del campo. Quindi oltretutto c'erano anche questa minaccia di rappresaglia, lui fu molto impressionato che praticamente per ogni tedesco ucciso la rappresaglia era di 10 italiani. E praticamente però la situazione per la famiglia precipita il 30 novembre del 43, perché per radio viene emanato un ordine di polizia da parte del ministro dell'interno di allora, che si chiamava Buffarini Guidi, che prevedeva il sequestro e la confisca di tutti i beni dei residenti ebrei in Italia e il loro confinamento in appositi campi di raccolta. Questa trasmissione per radio viene sentita dalle persone che abitavano nella portineria della fabbrica e avvisano subito i miei nonni. Era già stato predisposto un piano di emergenza che in caso di pericolo poteva essere attuato, cioè quello praticamente di abbandonare. Giorgio?
Giorgio, ti abbiamo perso un attimino. Questo, ragazzi, è veramente il bello della diretta, comunque. Perché queste sono cose che non succedono mai nei film. E invece nella realtà abbiamo anche questo. Adesso vediamo se Giorgio ci torna indietro. Nel frattempo stiamo andando, entrando nel clou proprio della storia, in quello che è la cosa che il suo papà poi gli racconterà, ma gli racconterà molto tardi. Vediamo se ci ritorna indietro. Mi dispiace, eh? Poi dopo mi rifarò. C'è proprio sparito, abbiamo perso. Ok, allora nel frattempo vi intrattengo io e poi dopo speriamo che il nostro amico Giorgio ritorni perché ne abbiamo bisogno di lui e quindi speriamo che si ricolleghi. Provo a dirgli di collegarsi magari con il cellulare. Eccolo qua, è ritornato. Eccoti, Giorgio, Ok, ti avevamo perso. mi avete sentito? Mi Ti avete abbiamo sentito perso finora? perché la Ok. tua connessione, dobbiamo lamentarci con Magenta, e non è buonissima. Allora aspetta, non saprei Tu mi come senti? Tu mi fare. senti? No, sai che cosa, Giorgio? Riesci a collegarti col cellulare, con la rete del cellulare? Che forse è Sì, meglio sì. che con il wifi. Prova a Ok, vedere così. allora se hai un attimo mi Abbiamo collego tutti un con la... attimo Con perché sono la... tutti rimasti Mi avete così in sentito finora? suspense. Ti abbiamo sentito fino a quando gli operai della fabbrica sentono l'annuncio alla radio. Scusateci, eh. Intanto sto pensando che cosa ho studiato oggi, posso condividere con voi qualche cosa sul concetto di memoria, su cui poi magari farò anche un piccolo video, che è quello, eccoci, il nostro signor Giorgio sta Certo. ritornando. Adesso ce l'abbiamo doppio. Sì. Eccoci qua. Ok, scusate. Oh! Molto meglio, Scusate. Giorgio. Bene, bene. Ti Okay. sentiamo, ti vediamo molto meglio. No, ultime parole famose. Va bene, voi sappiate, ve l'ho detto tante volte, no? Ve l'ho insegnato tante volte, che quando c'è qualcosa di molto importante che sta succedendo, le forze del male si attivano per fare in modo che questa cosa non accada, perché soprattutto quando sono le cose belle. Quindi una lezione che possiamo imparare oggi è che quando voi state facendo qualcosa e questa cosa vi viene interrotta, e trovate tanti ostacoli, però sapete che questa è la cosa giusta da fare. Sappiate che state illuminando molto il mondo, state portando così tanta luce che state dando molto fastidio alle forze negative. E quindi, certo che lo dice anche Ravnasrolai, mi dice una signora, e certo perché attingiamo tutti dalla stessa fonte, alla fine dei conti. Vediamo se Ok, riusciamo. Vai, sì, Giorgio. ci Siamo sono. tutti col Ok. fiato sospeso. Ok, ma mi avete sentito finora? Sì. Abbiamo sentito fino a quando gli operai sentono l'annuncio alla radio, quel Ok. fatidico 30 novembre del 43. Esattamente. Loro sentono l'annuncio alla radio e avvisano subito i miei nonni. Era stato come dicevo prima, predisposto un piano per cui in caso di pericolo loro sarebbero dovuti scappare in una cascina a 4 o 5 km di distanza dalla fabbrica. Quindi la sera alle 9 dopo il coprifuoco, a piedi, accompagnati da queste persone, vanno in questa cascina. Le date sono abbastanza importanti perché siamo nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre del 43. Quindi comincia il mese di dicembre, intorno al 20, 20, 24 dicembre, intorno al 20, 24 dicembre rientra per le vacanze di Natale uno dei figli dei signori che gestivano la cascina, quando vede
i miei nonni, mio papà e mia zia, dice: ma chi sono questi? E loro dicono: sono ebrei che stanno cercando di nascondersi. Questo ragazzo faceva il muratore e in quel momento stava costruendo un rifugio antiaereo per i tedeschi presso lo stabilimento dell'Alfa Romeo. E quindi sapeva, diciamo, quello che poteva succedere a chi proteggeva gli ebrei. Quando ha saputo che praticamente mio papà, i miei nonni, mia zia era una famiglia di ebrei che stavano scappando, ha detto: mandateli via subito, perché se ci prendono, se ci trovano, a noi ci fucilano e a loro li portano via. Quindi siamo praticamente nelle vacanze di Natale del 43, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio del 44, queste persone che aiutavano, tornano praticamente a riprendere i miei nonni e mio papà e li riportano a Magenta, ma li devono riportare in condizioni di completa clandestinità, perché nessuno doveva sapere che si trovavano lì con quell'ordine di polizia che era stato emanato. C'era un appartamento vuoto sopra la portineria della fabbrica, e praticamente loro entrano in questo appartamento e devono stare in totale silenzio con le persiane abbassate, senza la possibilità di accendere la luce, di cucinare e senza riscaldamento, cioè non doveva neanche vedersi del fumo. E come dicevo, le persone che aiutarono facevano parte di un intero gruppo familiare, sono sei persone che poi mio papà negli anni 90 diciamo, ha fatto di tutto per farle diventare giusti fra le nazioni allo Yad Vashem a Gerusalemme, e Erano una praticamente famiglia però intera? erano un Era gruppo tutto. familiare intero, sì, una famiglia intera praticamente, sì, con delle figlie che avevano sposato con i mariti delle figlie, insomma, era un nucleo familiare abbastanza allargato. Ed Fra un erano po' tutti, devo erano, prendere lav però. lavoravano tutti per tuo nonno, diciamo. Sì, lavoravano tutti per il nonno, sì. E adesso vedo che la batteria sta scendendo, quindi magari fra un po' dovrò caricare, ma andiamo avanti finché riusciamo. Chiaramente il rimanere in questo appartamento al freddo, l'inverno del 44 passa per essere stato un inverno tra i più freddi degli anni di guerra, rimanere chiusi al buio, al freddo, senza cucinare, era una situazione che non poteva andare avanti molto a lungo. Allora, Antonio Garbini, lo voglio nominare, una persona che sarà lui poi a raccontarmi dell'esistenza di questa casa segreta, ha un'idea. Dalla parte opposta rispetto alla portineria, al primo piano, c'era un magazzino lungo 20 metri e largo 6 metri. Questo magazzino era adibito allo stoccaggio delle casse di legno, che erano in quel momento diciamo, gli imballaggi che si usavano. Lui ha quest'idea, dice: tagliamo questo magazzino di 4 metri, facciamo un muro, lo ricopriamo di casse di legno fino al soffitto, la cassa di legno in basso a sinistra ha un'apertura mobile e in corrispondenza di quell'apertura mobile il muro, diciamo, è aperto e si può accedere a un rifugio segreto di 24 metri, era 6x4. Prima di costruire il muro, però, fanno affluire in questo spazio i mobili, il letto, divano letto, un tavolo, una piccola cucina. Dopodiché viene costruito il muro, viene coperto di casse. Collegati alla portineria c'erano due lampadine. Se si accendeva una lampadina era un segnale di, diciamo, di attenzione; se si fossero accese due lampadine era un segnale di pericolo. Potevano ascoltare Radio Londra,
ma certamente non potevano uscire solo di notte. Queste sei persone venivano a portare la legna, a ritirare la spazzatura, a portare il cibo, ma chiaramente era una vita in totale clandestinità. Loro, per trovare una collocazione temporale, rientrano a gennaio del 44 in questo appartamento dove dovevano stare senza, come se loro non ci fossero, perché aggiungo anche che avevano sparso la voce che erano andati in Svizzera, cioè questi sei avevano sparso la voce che loro erano tutti scappati in Svizzera, quindi assolutamente non si doveva sospettare che fossero lì. La preparazione di questa casa, diciamo, richiede 2 mesi di tempo, quindi loro entrano in questo rifugio predisposto nel marzo del 44, okay, e ci rimangono fino al 28 aprile del 45, quindi parliamo di 15 mesi, 14 mesi, In 15 quanti mesi. erano della famiglia tua dentro questo Erano posto? in quattro. Erano in quattro, mio nonno, mia nonna, mio papà e mia zia. E praticamente quattro persone in 24 metri quadri. Mio padre ha imparato il francese perché loro dedicavano la mattina alle faccende domestiche, però il pomeriggio il nonno scriveva, la zia disegnava, mio papà leggeva e la sera mio papà seguiva il capo officina, che a stabilimento fermo, diciamo, non c'erano operai, seguiva il capo officina e lui ha sviluppato la sua passione per gli aspetti tecnici proprio in quel periodo lì, in quegli anni lì, perché seguiva la manutenzione delle macchine. Non c'è Giorgio, una mai stato. domanda. Giorgio, una Sì. domanda. Già allora producevano quello che oggi ancora si vende, che voi vendete? No, erano sempre articoli, diciamo, metallici, però Ti abbiamo ancora perso per un attimino, ma adesso lo recupereremo, il nostro eroe. Giorgio è speciale. Giorgio emana un'energia molto molto positiva, quindi probabilmente è per questo che abbiamo qualche problemino, perché la sua bontà è pazzesca, ma vedrete che adesso lo recuperiamo. La cosa che volevo fargli raccontare, adesso ve la racconto io, che Mi la... senti? Mi senti? Ora mi Ah, senti? eccoti, eccoti. Ok. Volevo farti No, raccontare, loro prima producevano articoli sempre per cancelleria, ma non con quel marchio che avete oggi. no. Producevano articoli per merceria, tipo spilli di sicurezza, ma no, facevano anche pennini, sempre, diciamo, minuteria metallica, Ma ma sempre anche con per quel merceria. marchio? Poi, dopo la Con guerra, quel si è marchio lì? spostati. Sì, marchio Leone, sì, marchio Leone, Perché Cometa, io sempre non con quel so marchio. Sì, sì, sì. chi di voi se le ricorda, perché... Vorrei. Ma Giorgio, vorrei un attimino far vedere, perché io nella locandina ho messo la foto della pinzatrice. Perché e quando Giorgio è venuto e ci ha raccontato questa storia, ho detto, ma come? Sì, Ma ho tu visto. sei quelle, come si chiamano, le spilline, quelle robine di ferro che servono per I tenere i fermagli. pentolenti, i fermagli, e sei la cucitrice, ma Molho Leone, cioè per me era un marchio che io ritrovavo dappertutto quando ero piccola a casa dei miei nonni. Era l'unica cosa di cancelleria che ci fosse. E quindi per me era un marchio che girava dappertutto. E quando io ho scoperto che faceva parte di questa storia, di questa famiglia, adesso quando li vedo mi fa emozionare, hai capito? Quindi volevo solo aprire questa parentesi perché credo che tantissimi di Sì, quelli che ci stanno ascoltando sappiano che cos'è questo marchio. Vai, vai avanti. beh, diciamo che è un marchio, insomma, molto anziano e quindi per forza di cose è abbastanza diffuso, insomma, no? Quindi, Molto, ma molto conosciuto, credo ecco, che tutti abbiano avuto. e niente. Praticamente stanno in questo rifugio dal marzo del 44 fino all'aprile del 45, fino alla fine di aprile del 45. Mi preme raccontare una cosa. Io ho saputo di questo rifugio non da mio papà,
ma da questo Antonio Garbini che ho citato prima, perché lui, io avrò avuto 14 o 15 anni, e lui un giorno mi disse: sai Giorgio, al tempo di guerra abbiamo dovuto nascondere tuo papà e i tuoi nonni, perché se no li portavano via. E poi ha aggiunto: ma non ti posso dire né come né dove, perché quel rifugio può ancora servire. Una cosa, io ero un ragazzo di 14-15 anni e ci sono rimasto, poi dopo la cosa è morta lì. Dopo succede che io ho lavorato diversi anni con mio papà e mi ricordo che lui la sera, prima di rientrare a casa, faceva un giro dello stabilimento e l'ultimo posto dove passava era il posto dove c'era la casa segreta, ma non aveva nessun motivo per passare, però tutte le sere lui passava lì. Sono Ma passati quel molti muro è anni, a rimasto, metà quel degli muro è anni rimasto. 90, ho capito. Il muro no, poi dopo è stato tolto. L'hanno tolto. Ah. Ma poi a metà degli anni 90 io ho capito perché lui passava tutte le sere di lì, perché lì c'era la casa segreta. Ed era come un ritrovarsi con i suoi genitori, sua sorella e queste sei persone che l'hanno aiutato. Lui poi, penso che abbia parlato, è una cosa, diciamo, che su cui rifletto ogni tanto. Lui ha parlato, credo, per essere molto riconoscente a queste sei persone e ha parlato per liberarsi di un peso, perché era già abbastanza avanti con gli anni, ma a un certo punto ha deciso di parlare, cioè se l'è tenuto dentro fino a 70 anni, 70, 72 anni, poi ha deciso di tirarlo fuori, insomma. Wow, quindi Questa storia. anche voi figli l'avete sentita molto tardi questa storia, che purtroppo è una cosa che è successa con tante persone, Sì. che in tante famiglie c'era un lato nascosto dei genitori e magari Sì, dei traumi che sì. si sono portati dietro dalla guerra e che però i figli non sapevano che cosa ci fosse dietro questa tristezza, malessere, perché i genitori non condividevano la storia di questa parte della loro vita. Ma lui te l'ha raccontata? Com'è che è venuto fuori? Mi piacerebbe Sì, sapere. diciamo che lui a un certo punto, un giorno facendo questo giro serale, mi dice: sai, qui noi siamo stati nascosti negli anni di guerra. Io l'ho saputo così. E Mamma mia. dopo ha raccontato, insomma, c'era un piccolo bagno, il mobile era qua, il divano letto era qui, uscivo la notte, ma l'ha raccontato 50 anni dopo, perché sono cose che sono finite nel 45, lui l'ha raccontata nel 93-94, quindi quasi 50 anni dopo che sono successe. Mamma mia. Questa è la storia. E lui ha voluto essere riconoscente a queste persone. E oggi io sono riconoscente a loro. Tutte le volte che ho occasione di parlare, le ricordo, perché se non ci fossero state loro, io probabilmente non sarei qui stasera. Questo Proprio è. così. Io non so come ringraziarti. È Quindi, stata la prima volta che qualcuno è no. riuscito a farmi stare zitto, i miei. I miei followers lo sanno che io ciaccolo tanto. Invece stavolta eravamo tutti in silenzio a ascoltare questa storia che, grazie a Dio, è una storia a lieto fine, È finita bene. Sì. è una storia di Ma no, ma bontà. sono io che ti ringrazio, Deula, perché mio papà non c'è più. Tutte le volte lo faccio rivivere. Grazie perché hai condiviso con noi questo infinito gesto che io credo che non so quanti di noi avrebbero fatto, mettere a rischio la propria vita per salvare altre persone. Ed è un Certo. esempio, una storia che insegna a tutti noi quanto la bontà va avanti all'infinito. Perché tu sei qui e lo racconti ai tuoi figli che lo racconteranno ai loro figli e sarà una storia che andrà avanti per sempre. E quindi la bontà alla fine è la forza più forte che abbiamo nel mondo, molto più della cattiveria che distrugge. Quindi io non so veramente, veramente come ringraziarti, Giorgio. No. E Grazie a voi. io ho un affetto, noi abbiamo un Grazie a voi. affetto particolare per Giorgio, perché Giorgio ha un cuore grande
come una casa, e come vedete è buono. Infatti io ho detto, Giorgio, tutti questi intoppi tecnologici che abbiamo avuto, li abbiamo avuti perché tu emani un'energia speciale. Quando noi portiamo tanta energia buona nel mondo, le forze negative si danno da fare per cercare di interromperci. Veramente No, grazie, certo. grazie per No, il tuo grazie a tempo. voi. No, grazie a Grazie voi, per Deolo. averci dato questa grandissima lezione di vita e credo che sia una delle cose più belle che potevamo sentire in questo giorno della memoria, che è giusto Grazie. ricordare tutti quelli che non ci sono più, è giusto anche ricordare i gesti di questi eroi che hanno permesso a poche Certo. persone fortunate di sopravvivere in questo periodo allucinante e tragico. Grazie Giorgio, grazie Grazie, grazie a infinite. voi. Ciao, anche Grazie, a buona voi. serata a Ciao. tutti, Certo. buona Anche serata. a voi, grazie. Grazie per l'attenzione. Ciao, ciao.